Angela, una ragazza con la passione per le arti orientali e l'arte marziale. Arrivò nella mia scuola nel 1979 e da quell'anno ha tracciato una lunga strada che dura da decenni, senza mai averla interrotta un solo giorno. Questa grande donna, artista, insegnante e madre, non ama apparire, ma è sempre dietro le quinte. La sua semplicità, umiltà e disponibilità la rendono regina del suo cammino. Forte, coraggiosa e generosa, ha sempre una parola per tutti. Il suo grado di madre, Simo, rappresenta al meglio la persona che è. Mi sento di fare da portavoce da parte di tutta la scuola per dirti che tutti ti vogliamo bene, ti stimiamo e ti apprezziamo per la speciale persona che sei. Per sempre insieme, grazie per esserci e per la tua pazienza. Dal profondo del mio cuore, ti voglio bene, un bene infinito. Divenire, cambiare, trasformarsi. Quando ero giovane, sognavo di diventare un artista e un maestro di arti marziali. La curiosità ha aperto la porta al mio percorso. È stata lei il carburante della mia motivazione ad agire alla ricerca di conoscenza, coscienza e consapevolezza di me stesso. Da quando ho iniziato a praticare, non ho mai smesso di perseverare nella pratica, nei miei studi e nelle mie ricerche, essendo presente giorno dopo giorno. La perseveranza mi ha permesso di fondermi con l'arte stessa, tracciando la mia strada. Ho avuto l'opportunità di visitare luoghi incredibili, incontrare persone straordinarie e vivere esperienze uniche, ma l'arricchimento non arriva da solo. Richiede impegno e sacrificio. In altre parole, il vero arricchimento arriva solo attraverso il duro lavoro. Insistere e persistere sono le chiavi per migliorare costantemente nella vita, proprio come nel Kung Fu. Non bisogna mai perdere la luce della perseveranza, anche nei momenti di difficoltà e sconforto. Quella luce mi ha sempre aiutato a restare in piedi e a non mollare, saldo nella mia spinta a vivere e a dare energia positiva a coloro che mi circondano. Attraverso la mia arte ho principalmente dato. Movimento circolare della Dambien. Il dono di un maestro viene ripagato dal rispetto di un allievo e si crea così una bella sinergia, un ciclo infinito di dare e ricevere. Alla fine la generosità consiste nel mettere l'altro al di sopra di sé, senza aspettative o richieste di reciprocità. Una persona che ha cura di un'altra rappresenta il più grande valore della vita. Dedicarsi a qualcosa o a qualcuno, praticare e insegnare un'arte, scoprendo i misteri della vita, per poi donare il tutto col cuore sempre alimentato dal fuoco della passione. Ciò che facciamo con il cuore lascia sempre un segno e nell'insegnamento rimane una traccia immortale. Emozionato! Eccoci! Bello, sono contentissimo. Il mio sogno di gioventù lo inseguo ormai da oltre 50 anni e rimane il mio obiettivo oggi come allora, perché il divenire non ha una meta fissa. Ogni traguardo che raggiungiamo apre la strada al prossimo. Divenire significa vivere il presente guardando al futuro, mentre attingiamo dal nostro passato. Come il Tao, il mio divenire oggi riguarda la celebrazione del momento, fondendo il presente nel futuro e immergendomi nel vuoto da cui nasce la vita stessa.
Oggi siamo qui per festeggiare insieme quasi mezzo secolo di vita realmente vissuta. Perseveriamo ancora nella perseveranza, con lo sguardo rivolto all'orizzonte e i nostri cuori e le nostre menti non conosceranno confini. Grazie.